Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo fra le tue braccia per abbandonarmi sulle tue ginocchia e per chiederti cosa spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre, ti canto una preghiera, quella che tuo figlio ci ha insegnato per amore. Noi ti Dal Libro di Cielo, volume 12, 31 gennaio 1918. Mi stavo abbandonando tutta in Gesù e lui mi ha detto: figlia mia, sperditi in me, la tua preghiera sperdila nella mia, in modo che la tua e la mia siano una sola preghiera e non si conosca quale sia la tua e quale la mia. Le tue pene, le tue opere, il tuo volere, il tuo amore, sperdili tutti con le mie pene, con le mie opere, eccetera, in modo che si mescolino le une con le altre, da formarsi una sola cosa, tanto che tu potrai dire: ciò che è di Gesù è mio, ed io, ciò che è tuo è mio. Supponi un bicchiere d'acqua che versi in un recipiente grande d'acqua. Sapresti tu discernere dopo l'acqua del bicchiere dall'acqua del recipiente? Certo che no. Però con tuo guadagno grandissimo ed io con sommo mio contento. Ripetimi spesso ed in ciò che fai, Gesù, lo verso in te per poter fare non la mia volontà ma la tua, ed io subito verserò il mio agire in te. 12 febbraio 1918. Continuando il mio solito stato, il mio sempre amabile Gesù si faceva vedere afflitto, afflitto, ed io gli ho detto: amore mio, che hai così afflitto? E lui: ah, figlia mia, quando permetto che le chiese restino deserte, i ministri dispersi, le messe diminuite, significa che i sacrifici mi sono di offese, le preghiere insulti, le adorazioni irriverenze, le confessioni trastulli e senza frutti. Non trovando più gloria mia, anzi offese né bene loro, non servendomi più ritolgo. Ma però questo strappare i ministri dal mio santuario
significa ancora che le cose sono giunte al punto più brutto e che la diversità dei flagelli si moltiplicherà. Quanto è duro l'uomo, quanto è duro. 17 febbraio 1918. Mi sentivo un po' distratto e riversandomi nel santo volere di Dio chiedevo perdono della mia distrazione e Gesù mi ha detto: figlia mia, il sole col suo calore distrugge i miasmi, la parte infettiva che c'è nell'etame quando viene sparso nel terreno per fecondare le piante, altrimenti marcirebbero e finirebbero col seccarsi. Ora il calore della mia volontà, non appena l'anima vi entra dentro, distrugge l'infezione, i difetti che l'anima ha contratto nella sua distrazione. Perciò non appena avverti la distrazione, non ti stare in te stessa, ma subito entra nel mio volere affinché il mio calore ti purifichi ed impedisca che ti faccia inaridire. 4 marzo 1918. Continuando il mio solito stato, mi lamentavo con Gesù del mio povero stato e lui mi ha detto: figlia mia, coraggio, non ti spostare in nulla. La fermezza è la virtù più grande. La fermezza produce l'eroismo ed è quasi impossibile che chi la possiede non sia un gran santo. Anzi, come va ripetendo i suoi atti, così fa formando due sbarre, una a destra e l'altra a sinistra, che le servono di appoggio e di difesa. E reiterando i suoi atti, si forma in sé una sorgente di nuovo e crescente amore. La fermezza rassoda la grazia e vi mette il suggello della perseveranza finale. Il tuo Gesù non teme che le sue grazie possano restare senza effetti, e perciò a torrenti io le verso sull'anima costante. Sicché un'anima che oggi opera e domani no, ora fa un bene, ora un altro, non c'è da sperare un granché. Non avrà nessun appoggio, ed ora sarà sbattuta ad un punto ed ora ad un altro. Morirà di fame perché non terrà la sorgente della fermezza che fa sorgere l'amore. La grazia teme di versarsi in lei perché ne farà abuso e se ne servirà per offendermi. Bene, in questi brevi ma intensi paragrafetti abbiamo alcune indicazioni spirituali da parte di Gesù ed anche alcune luci, in particolare nel secondo, molto dolorose, su alcune situazioni che possiamo oggi ancora più drammaticamente constatare, ecco, dei tempi del 1918, molto più drammaticamente. Ecco. Allora, le indicazioni spirituali. Cominciamo. Sperdersi in Gesù. Ecco, sappiamo che il termine sperdersi è un termine tecnico della vita nella divina volontà e indica un'operazione evidentemente interiore. E ci sono dei termini tecnici tipici del vocabolario che Gesù usa in Luisa. Sperdersi, ecco. Spolverizzare altre volte quando questi termini che sono rafforzati con l'aggiunta del prefisso della S, no? Uno potrebbe anche dire perditi o polverizzare, ma sperditi e spolverizzare dà un'impressione, una percezione ancora più intensa, no? Quindi già perdersi in qualcuno è tanta roba, no? Perché perdersi significa non ritrovare più se stessi, ma soltanto colui nel quale mi sono perso. Ecco, e questo è uno dei punti salienti della vita nella Divina Volontà, perdersi in Gesù o perdersi in Maria. In particolare, ecco, Gesù parla dello sperdere la preghiera in Lui e dell'effetto che questo produce. Quando questo accade, avviene, ecco, l'auspicata fusione, quindi, Gesù fa l'esempio di un bicchiere d'acqua che versi in un recipiente grande d'acqua. Dopo che abbiamo messo quel bicchiere dentro il recipiente, come facciamo a riconoscere l'acqua che c'era nel bicchiere dall'acqua del recipiente? Impossibile. Ecco, questo succede, questo fa... È un'operazione che va ampliata non solo alla... che va ristretta non solo alla preghiera, ma anche alle pene, alle opere, al volere e all'amore. E come dice Gesù, è da ripetere spesso: Gesù, lo verso in te per poter fare non la mia volontà, ma la tua.
E Gesù risponde: Dio subito verserò il mio agire in te. Questo evidentemente è un esercizio interiore che pur con la fatica della nostra tenda d'argilla, come dice il libro della Sapienza, che continuamente ci appesantisce e ci fa distrarre, ecco, anche di questo Gesù parla, possiamo e dobbiamo provare a mettere in atto e in pratica il più spesso possibile. A proposito di distrazioni, poi, ecco, quando ci sentiamo sia in una giornata, no, che magari ci accorgiamo che è una giornata che stiamo fondendoci un po' poco, stiamo uniti un po' poco alla Divina Volontà o cose di questo genere, perché ci sono i miasmi infettivi, ecco, della nostra, purtroppo, natura messa male. Ecco, allora ricordiamo sempre che la Divina Volontà è anche, tra le altre cose, io la chiamo una tecnica di combattimento, perché se uno si vede così potrebbe un po' spazientirsi, potrebbe arrabbiarsi con se stesso, potrebbe fare delle operazioni, come dire, di strattonamento di sé, no? Quindi di sbatacchiamento, di dire: ehi, forza, mettete a fare qualcosa. Però se è una giornata nera, quindi che uno avverte il peso della, proprio della debolezza, capitano giornate così, a volte anche senza nessuna spiegazione, dici: ma com'è che oggi sto così? Oggi è andata così. Allora, la tecnica di combattimento non è di prendere questo nemico di petto, quindi affrontarlo con lo scontro, ma chiamare la Divina Volontà ad agire e operare in noi, quindi a distruggere questa infezione, a supplire alle miserie della nostra natura. Vivere nella Divina Volontà è anche un'attestazione ininterrotta al Signore della nostra coscienza, dell'essere nulla e di aver bisogno di Lui in tutto e per tutto. Adesso veniamo ai due paragrafetti che sono il secondo e il quarto, un po' più drammatici, che sono quelli in cui si parla, primo, della situazione delle chiese deserte, senza ministri, e poi il paragrafo sulla fermezza. Il capitolo delle chiese deserte senza ministri è abbastanza inquietante, come dire, non nel senso che ci toglie la quiete, insomma, ma fa molto riflettere. Si vede qua e là negli scritti, non soltanto in questo punto, mi sono imbattuto nelle letture personali anche nei giorni precedenti, che c'è un principio che a volte Gesù applica, che piuttosto che, come dire, avere un contatto negativo, ecco, con gli ambienti, come dire, legati a Lui, a volte il nostro Signore dice: meglio niente che così male. Ecco. Cioè, nel senso che almeno non si producono danni. Ecco. È una cosa brutta, è una cosa drammatica, è una cosa su cui, come dire, qualunque persona ragionevole converrebbe. Perché adesso facciamo un esempio, come dire, astratto, però astratto. Astratto perché non è anonimo, insomma, ma molto molto possibile nella vita concreta. Immaginiamo di imbattersi in un ministro cattivo di Gesù, in un novello Giuda. Che è meglio? Non incontrarlo per niente o imbattersi in lui e rimanere magari scandalizzati o mal edificati su tante situazioni? È una domanda retorica questa qui, ovviamente. Quando permetto che le chiese restino deserte, i ministri dispersi, le messe diminuiti, significa che i sacrifici mi sono di offese. Noi quando sentiamo queste cose dobbiamo semplicemente addolorarci e non cominciare a fare pensieri malsani o a giudicare qualcuno che magari dovessimo conoscere, insomma, no. Queste sono cose dette soltanto per condividere un dolore e per dare una luce.
Le preghiere insulti, le adorazioni irriverenze, attenzione, le confessioni trastulli e senza frutti. Di queste chiaramente pecche, di alcune di esse, alcune di esse riguardano chiaramente, diciamo così, i ministri stessi, altri, ecco, possono riguardare insomma non solo i ministri ma anche i fedeli, che potrebbero, come dire, rendersi attori o complici di alcune cose, no? Le preghiere insulti, se uno prega proprio malamente e muove le labbra, insomma, la preghiera non sale, insomma, a Dio. Le adorazioni e riverenze, come noi stiamo alla presenza del Signore, alla presenza dell'Altissimo, no? Le confessioni trastulli e senza frutti. Qui chiaramente le confessioni, sì, certamente il sacerdote poi interviene con l'esortazione, con tutto, no? Però il sacerdote le ascolta. Quindi sul fatto che la confessione diventi un trastullo, anche qualche fedele deve un pochettino fare l'esame di coscienza, quindi vedere come si confessa, perché si confessa, no? Con quanto amore, con quanta umiltà, con quanta devozione, con quanta preparazione. Cioè, qui la cosa che Gesù sta dicendo è che non basta che ci siano le cose sacre o che ci sia il contatto con le cose sante, bisogna vedere se questo contatto è fruttuoso, quindi è la modalità in cui le cose sante, le cose sacre vengono vissute e amministrate, vissute da tutti, amministrate in particolare da coloro che sono chiamati ad amministrarle, cioè appunto i sacri ministri. Ecco, quindi, dato che oggi veramente il dramma delle chiese vuote in alcune parti, specialmente dell'Europa, è una tragedia. E in alcune zone si avverte anche un po'. In Italia ci sono ancora alcune diocesi che sono abbastanza ricche di vocazioni, quindi di sacri ministri, altre un po' meno. Ecco, ci sono zone in cui qualche parrocchia viene soppressa, vengono accorpate, fanno le unità pastorali, eccetera, eccetera, no? E di per sé, come dice Gesù, questo non è un buon segno. Non è una cosa bella di cui rallegrarsi, no? E qui c'è sempre, se si può fare una chiosa, insomma una glossa a questo scritto, mi permetto di farla per l'autorità della fonte che cito. C'era il grande San Gregorio Magno che, a proposito, ecco, della diminuzione di ministri, in particolare di buoni ministri, lui, ecco, la attribuiva a due cause. Primo, certamente la scelleratezza e la vita poco santa dei ministri stessi, per cui, come dice qui Gesù, dice: meglio che non ci rimando per niente, piuttosto che siano così, ecco, che poco capaci di condurre il gregge verso i pascoli della vita. Però San Gregorio stesso dice che a volte questa cosa, e noi non sempre riusciamo a fare discernimento, anzi ben di rado, è essa stessa un castigo, nel senso che siccome i cuori delle anime sono duri, non ascoltano, non apprezzano, come quando Gesù mandava i profeti, no? Dice: ah sì, dice, non li vuoi stare a sentire? Non li apprezzi, non ti vuoi convertire? Bene, allora ecco quello che passa al convento. Dato che quelli santi e quelli buoni me li distruggi, me li perseguiti, non li vuoi stare a sentire, allora ti atte questi. Questo è un pochino il senso di quello che dice. Quindi da un lato responsabilità dei fedeli a cui il Signore toglie l'ispirazione perché non se la meritano, diciamo così, non hanno una vita di unione e diffusione con Gesù tale da meritargli la sua assistenza.
ma è anche vero il contrario, perché non solo meritano i fedeli, perché non apprezzano e non valorizzano le grazie del Signore. Io posso, per quanto riguarda la mia piccola esperienza di vita, posso dire che osservando le cose si percepisce bene l'una e l'altra di queste dimensioni. Non è sempre facile fare discernimento nel concreto, ecco perché queste cose servono per farci pregare, non per farci giudicare. Ciascuno deve poi interiorizzare e occuparsi di quello che spetta a lui, perché le cose vadano meglio, oltre evidentemente alla preghiera e alle offerte, perché il Signore, come diceva Santa Caterina da Siena, che abbiamo da poco festeggiato, rinnovi, vivifichi, riformi in meglio, sempre in meglio la sua Chiesa. Però occorre anche, ecco, che i sacerdoti si chiedano: ma io che sto facendo col mio sacerdozio, come sto vivendo la mia missione, come mi sto santificando per santificare? E i fedeli si chiedono: ma io come sto accogliendo le grazie che il Signore mi manda, come sto accogliendo, se l'avessi conosciuto, incontrato, insomma, qualcuno dei suoi buoni ministri, non dico santi, insomma, ma che cercano di fare il loro dovere, cercano di spendersi, certamente con tutti i limiti che hanno, insomma, per il bene e per la salvezza delle anime. Qui ognuno è sempre assai opportuno, ecco, che non punti il dito contro il prossimo, ma preferisca puntarlo contro se stesso se è necessario, e in ogni caso esaminarsi attentamente, perché ciascuno di noi purtroppo può essere concorrente a determinare questa triste situazione. C'è infine poi il capitolo, ogni tanto Gesù lo riprende anche così, in un momento in cui è inoltrato il discorso sulla vita nella Divina Volontà, che è appunto il tema fondamentale della fermezza. Si trova anche questo tema in una delle ore della Passione, con parole molto molto belle, e la fermezza, l'essere fermi, è un aspetto veramente molto 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 importante della vita interiore e della vita spirituale, e aspetto che va coltivato in tantissimi modi. Adesso, per esempio, è iniziato il mese di maggio. Sappiamo che il mese di maggio è il mese dei fioretti. I fioretti sono appunto fiorellini, no? Perché l'immagine è un fiorellino che si coglie e si porta ai piedi della Madonna. Quindi il mese di maggio è il tempo dei piccoli sacrifici, piccoli ma a florilegio, no? Quindi tante piccole cose. Un piccolo sacrificio, per esempio, perché questo è anche tutto quanto il discorso fondamentale oggi, non sempre molto approfondito e molto evidenziato, dell'importanza della vita ascetica. Perché se io dico, mi faccio un programma, come sarebbe assai opportuno per il mese di maggio, dire: bene, io i fiorellini che porto alla Madonna sono questi. Fiorellini quotidiani, fiorellini settimanali, d'accordo? E io questo lo rispetto, non è che lo rispetto, non è che devo fare il Superman della vita interiore, devo dire: ah, guarda quanto sono bravo, ho fatto tutti i fioretti per la Madonna, stupidaggini di questo genere, no? Che non sia tanto. Miseria siamo prima e miseria siamo dopo, non è che ci cambia la vita purtroppo qualche fioretto. Quello che ci cambia però è la virtù della costanza, questo sì che ce la cambia. È perché ogni operazione che prevede un impegno sparso nel tempo fa crescere enormemente la virtù della fermezza e il suo corollario immediato, che è quello della costanza. E queste sono cose assolutamente importantissime, fondamentali: fermezza e costanza. Gesù dice: la fermezza è la virtù più grande,
Ma come? Più grande di tutti è la carità, dice San Paolo. Allora, certo che più grande di tutti è la carità, no? Ma anche la carità vera. No, non è che io posso oggi perdonare chi mi ha fatto del male, fare un atto, un'opera di misericordia verso un povero, verso chi vogliamo, e poi domani se uno mi dà un cazzotto gli ne do altri due e divento egoista, mi dimentico che esistono i poveri e mi tengo tutto quanto per me. Quella non è carità, cioè la carità deve diventare una virtù stabile, costante appunto nella nostra anima. Quindi la fermezza e la costanza, come dire, svolgono una funzione santificante nei confronti di tutte le virtù, perché non c'è virtù, la virtù non è fare la sparata, no? Quindi fare l'exploit, cioè un giorno mi sveglio e faccio una botta da santo e poi il giorno dopo ricominciamo come prima. Questo non serve, questo non giova a nulla, lo dice proprio testualmente Gesù, no? Un'anima che oggi opera e domani no, ora fa un bene, ora un altro, non c'è da sperare un granché, non ha appoggi ed è sbattuto ora da un punto e ora da un'altra e non riceverà tante grazie, perché le grazie le spreca, dice Gesù. Invece un'anima costante le grazie se le becca a torrenti, perché sono grazie non sprecate. Dobbiamo riflettere, sono fortemente tentato di lasciare ai posteri come titolo di questa meditazione quella di grazie non sprecate, perché ha attinenza anche con il discorso fatto sui ministri, no? Quante grazie sprecate? Quanti santi sacerdoti, io qualcuno l'ho conosciuto, io mi ricordo benissimo quando ero giovane, un sacerdote, non sono in grado di poter dire se fosse santo oppure no, al termine della sua vita, diceva, allora non esisteva internet, quindi tu potevi operare nel limitato e circoscritto territorio dove il Signore ti mandava attraverso il vescovo. E questo diceva, mi sono affaticato una vita nel mio paese, non ho visto rientrare in chiesa quasi nessuno, ho predicato nel deserto, diceva sto poro prete, no? Adesso, ripeto, io non, grazie a Dio, mi ricordo perché mi trovai in contatto con questa persona, perché avevo accompagnato qualcuno, adesso non lo conoscevo, però mi fece una pena, dico, ma tu guarda sto poraccio, insomma, no? E se questo fosse stato un bravo prete, che veramente se l'è affilato nessuno, non sono grazie sprecate queste qui, grazie sprecate chiaramente da parte delle persone a cui questo bravo prete era stato inviato, no? Le grazie non si sprecano, perché le grazie sono i tesori più preziosi di questo mondo, lo spreco, tra l'altro noi oggi siamo una generazione di spreconi, e lo spreco è sempre un peccato, è poco confessato. Se lascio accesa una luce volontariamente, quindi non è che mi sono dimenticato, senza che ci sia necessità, io sto sprecando l'energia elettrica. Dici, ma uno sta a fare lo spilorcio. E no, perché se ti risparmi 2 euro al mese sulla bolletta, non per spilorceria, prendi quei 2 euro e rimandi all'infanzia abbandonata, perché quei 2 euro che tu sprechi, nel quarto mondo uno ci campa una giornata. Non lo possiamo sprecare, e l'oltraggio del cibo sprecato, gli armadi pieni di vestiti che uno non si metterà mai, via, cioè, te tieni i vestiti, per carità, non è che andare in giro vestito non nudo, ma quelli che ti servono, quelli che usi, quelli che sono necessari, e non te ne compri altri se non sono necessari, perché dei soldi va fatto buon uso, cioè non vanno sperperati, sprecati. Non si tratta di essere tirchi o spilorci, che quello è un vizio orribile, tra l'altro molto molto fastidioso e degradante, insomma. Il tirchio è proprio l'immagine brutta, insomma, dell'essere umano. Ma vanno amministrati bene, però. Pensiamo a quanto cibo si spreca, ho detto, i vestiti sprecati, l'energia elettrica sprecata, l'acqua sprecata, cioè, d'accordo? Il tempo sprecato. Insieme a quanto tempo sprecato, no? Le grazie non si sprecano.
E chi non è fermo, le grazie le sprecherà, dice Gesù. Mentre chi è fermo, delle grazie ne farà, come dire, incetta, a torrenti, dice Gesù. Io le verso sull'anima costante. Ecco, comprendiamo quanto è importante coltivare questa virtù. Se non ce l'hai, ecco, l'ascetica aiuta. Comincia a fare un bel programma, tanto che per agire immediatamente, non perdere tempo, per il mese di maggio, e rispettalo. Piccole cose, come che ti tengano al chiodo, no? Oggi devo prendere un caffè di meno e devo prendere un caffè di meno. Non devo mettere il parmigiano nella pasta e oggi niente parmigiano nella pasta. Ma no, ma proprio oggi mandrebbe tanto. No. Questa è la fermezza, e quindi oltre a fare cose gradite alla Madonna, quindi cose che poi lei sa come adoperare per il bene delle anime, facciamo di riflesso anche del bene a noi stessi, perché attraverso queste piccole cose cresciamo nella virtù della costanza e della fermezza. È iniziato questo mese di maggio, Santa Vergine Maria, in cui speriamo che ancora più spesso ti invocheremo come la piena di grazia, ecco, fermandoci su questo, proprio queste prime battute dell'Ave Maria, no? Tu sei proprio l'antipode delle grazie sprecate, perché a te non è passata una che non avessi accolto con gratitudine, valorizzato e messo a frutto, ecco. In modo tale che non sapevi più dove andartene a parare, dicono a Roma, insomma, i fiumi e i torrenti di grazie che continuamente l'Altissimo riversava su di te, appunto perché sapeva che tu non avresti fatto eccellentissimo uso, e sempre così hai fatto. Ecco, tu che sei la piena di grazie, insegna anche a noi almeno a non sprecare quelle che abbiamo, e invece valorizzandole e imparando ad accoglierle, ad esserne grati, a trafficarle, a metterle a frutto, possiamo crescere sempre di più in grazia, perché crescere sempre di più in grazia significa crescere sempre di più in santità, e significherà nell'altro mondo salire sempre di più in gloria. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.